Bentornati a un nuovo episodio della rubrica Character Story. Vi voglio presentare oggi un personaggio che ho trovato nei meandri più profondi del mondo videoludico. È un personaggio talmente sconosciuto che oggi non se lo fila nessuno. È un personaggio molto carismatico, un misto tra un gatto e un elfo. Dex! Visto che abbiamo parlato di personaggi di videogiochi abbastanza conosciuti, poi ve ne ho fatto vedere qualcuno sconosciuto, ve ne voglio far vedere un altro che non se l'è filato nessuno, è passato talmente sotto silenzio che oggi non se lo ricorda nessuno. Si tratta di Vex, protagonista dell'omonimo gioco. Chi è questo personaggio? Beh, possiamo dire che questo protagonista è stato creato dalla Acclaim Studios di Austin prima di essere chiusa e da quello che vediamo sembra una sorta di misto tra un gatto e un elfo e il suo scopo è quello certamente di fermare i cattivoni di turno. Una storia che è certamente molto scontata e quando uscì il suo primo titolo nel 2003 su GameCube, Xbox e PlayStation 2 il gioco non fu neanche molto considerato dal pubblico ma fu abbastanza considerato dalla critica che lo consideravano un gioco sufficientemente divertente. Era sì un platform tridimensionale e conteneva molti elementi da gioco d'avventura esplorativo, un po' RPG, e la difficoltà era abbastanza elevata. Insomma, un titolo che aveva tutte le carte in regola per essere considerato dal pubblico, però soltanto che hanno detto che l'episodio per Xbox è il migliore di tutti, ben realizzato e anche difficile. Anche quello per GameCube è leggermente sotto di valutazione ma è abbastanza buono, invece quello per PlayStation 2 è la versione peggio realizzata, ma del resto è quello che mi aspetto, perché PlayStation 2 non è che è stata molto considerata per realizzare bene questo gioco. Ma nonostante tutto, doveva essere rilasciato anche un episodio per Game Boy Advance, ma purtroppo è stato cancellato. Non si sa come mai, si sa soltanto che il personaggio non ha avuto successo, per questo l'hanno tolto. Il nostro personaggio, che si chiama Astani, è armato di una leggendaria arma che usa semplicemente per uccidere gli avversari. Sono in pratica degli artigli e delle code leggendarie che utilizzerà. Una cosa strana, ma chi se ne frega? E poi, non so, dovevano anche rilasciare un seguito che doveva addirittura arrivare per PlayStation 2, ma con la chiusura della Acclaim Studios di Austin, poiché il personaggio non se l'è filato nessuno tra i giocatori, purtroppo è caduto inevitabilmente nel dimenticatoio. Guardando invece il mercato promozionale che hanno avuto questo personaggio, beh, non è che possiamo dire tanto, perché ha avuto una brevissima vita e soprattutto neanche il tempo di affermarsi. Ha avuto soltanto qualche poster che è stato rilasciato in occasione del gioco, poi è stata rilasciata anche addirittura una guida ufficiale, che non è abbastanza facile da trovare, e poi nient'altro, qualche altra immagine sparsa per internet, niente di più. Il personaggio non ha avuto il giusto successo, quindi perché non provate a ripescare il suo titolo, che anche se è l'unico, vale la pena avere tra la propria collezione e soprattutto conviene ridare un'altra possibilità a questo gatto elfo. Ci vediamo al prossimo personaggio, amici, e vi do un piccolo indizio. È una sorta di zombie nato su PlayStation 1, che purtroppo è approdato soltanto su PlayStation Portable dopo. Chi è?